Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Abbiamo piene le tasche. I veneti vogliono autonomia. 5 Stelle, si rimbocchino le maniche e facciano in modo di mantenere la parola data ai cittadini. Signori, padovani, grandottori, vicentini, magnagatti, veronesi, tutti matti, trevisani, pagnetri, perovicotti, bacco e pipe, bellunesi, cantonadi, eri, veneti, ciamati. Gente che lavora e che se l'ha da fare e che non vuoi muore. Adesso ti perdi e non sta a pensare che se sal Veneto non te puoi stare. Veneto sei stupendo, Veneto ti rifondo, Veneto serve mondo, lontano ogni anche un secondo. A mia mente adesso a Milano e neanche a Londra, cosa butto che vada a Londra, Roma o Vanco, cosa mi esegue. Buonasera, 21 e 19, uno scandalo, ne abbiamo piene le tasche, una follia, insomma tante, tante definizioni di questa ultima fase della vicenda, della storia dell'autonomia che oggi è finita con uno strappo, una rottura vera e propria. Il governatore Luca Zaia, come avete sentito, non le ha mandate a dire, con un diavolo per capello anche la ministra Erika Stefani, una presa in giro, ha detto il presidente del Veneto, che domani sera sarà qui in diretta nella seconda parte di Focus a raccontarci proprio qual è lo stato delle cose, che cosa penserà di fare adesso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sta di fatto che ormai è guerra tra il governatore Zaia e il governo, quella parte del governo che l'autonomia non la vuole. Ha parlato più volte della follia dei 5 Stelle che si oppongono all'autonomia differenziata, che parlano ancora di secessione dei ricchi. Oggi Di Maio ha detto un bambino non sceglie in quale regione studiare, per cui può trovarsi in una regione con una scuola che è stata distrutta, devastata da questa riforma. Zaia risponde che si tratta di pretesti, di strumentalizzazioni e che si porta il sud al Medioevo e si aumenta l'agonia del nord. Queste sono alcune delle parole del governatore del Veneto che ha definitivamente perso la pazienza. È saltato il tavolo, oggi c'era una riunione del Consiglio dei Ministri, è iniziata e si è interrotta subito perché ovviamente la ministra Erika Stefani non ha tollerato altre ostilità e altri distinguo che hanno già bloccato fin troppo a lungo questa riforma. Allora vi presento gli ospiti di questa puntata, parliamo essenzialmente di questo oggi perché è stato veramente un giorno storico in negativo. Vi presento gli ospiti di questa puntata: Antonella Tocchetto del Partito Democratico, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie all'onorevole Roberto Caonna, buonasera a lei, Italia, a tutti i telespettatori. Buonasera al consigliere regionale della Lega Alberto Villanova, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Villanova. E a Settimo Gottardo, ex sindaco buonasera di Padova, grazie molte per essere qui. Aspettiamo i vostri sms. Io direi con Fabrizio Bazzoni in regia, c'è Nicoletta, c'è anche Nicoletta Rizzetto. Vediamo di partire dal primo servizio dove il governatore dice quello che pensa e tra le altre cose ha detto è uno scandalo, è una vergogna. Vediamo. Ne abbiamo piene le tasche. I veneti vogliono autonomia. 5 Stelle si rimbocchino le maniche e facciano in modo di mantenere la parola data ai cittadini, perché altrimenti vuol dire aver raccontato bugie ai cittadini.
La brusca frenata sull'autonomia fa andare su tutte le furie il presidente del Veneto Luca Zaia, che pochi minuti dopo l'ennesima fumata nera parla di farsa scandalosa, di presa in giro, e avverte: finché ci sarò io l'autonomia non sarà morta, né tantomeno le istanze dei veneti. È una farsa e rischia di essere una grande presa in giro, e quindi il mio invito è che si faccia veloci, e queste cose noi non le possiamo accettare. E si finisca di dire, sento delle dichiarazioni che veramente fanno rabbrividire, che l'autonomia del Veneto porterà un paese di serie A di serie B. Ma esiste già l'Italia di serie A di serie B, non è colpa dell'autonomia. L'autonomia evita che questi paesi, soprattutto che molte comunità del sud, vadano in malora. Questa è la verità, perché autonomia vuol dire responsabilità, autonomia vuol dire non sprecare più 30 miliardi di euro all'anno. Non facendo l'autonomia si consegna il sud al medioevo e il nord all'agonia totale, e quindi alla sua morte. Non ci sta Zaia a restare a guardare mentre si fa dell'autonomia, dice, un cadavere eccellente. La forza dei 2.328.000 veneti che hanno votato al referendum e dei cittadini di tutte le altre regioni che la vogliono è un fiume in piena inesorabile. E lo è anche lui che manda un messaggio forte e chiaro agli alleati di governo. Invito i 5 Stelle invece finalmente a presentare il loro progetto di autonomia, almeno capiremo cosa intendono loro per autonomia, perché è passato più di un anno da quando si sono insediati al governo e ancora oggi io non ho ben capito qual è la loro idea di autonomia. Sui social il governatore incassa l'appoggio dei militanti. Quanto alla durata di questo governo, in caso l'autonomia non passa, Zaia conclude: se noi non facevamo il reddito di cittadinanza, il governo non ci sarebbe più. L'autonomia è nel contratto di governo, l'autonomia è un impegno che i cittadini deve essere fatta, se no non ha senso che esista un governo, no? Se un governo non rispetta i patti con i cittadini vuol dire che non ha senso che esista. Insomma, parole pesanti del governatore, una farsa, uno scandalo, e adesso ci si chiede, Alberto Villanova, se è uno strappo che non può essere in qualche modo ricucito, seppure, o se invece si potrà in qualche modo ripartire. Certo, ormai lo scontro con il Movimento 5 Stelle è cruento, no? Ma penso sia arrivato anche il momento di fare uno scontro cruento. Noi questa mattina, quando il presidente Zaia è uscito con le sue dichiarazioni, noi consiglieri regionali siamo partiti con un'ovazione, perché aspettavamo questo momento da un po' di tempo. Lo aspettavamo perché sinceramente siamo abbastanza stufi di essere presi in giro dai 5 Stelle. E come diceva il presidente, abbiamo mandato avanti, i nostri parlamentari hanno mandato avanti delle riforme che sicuramente non ci vedono particolarmente entusiasti, tipo il reddito di cittadinanza, e abbiamo fatto andare avanti il governo. Adesso è una questione che per noi è vitale, ma non per noi leghisti, per noi veneti è vitale. E sinceramente, quando sento delle dichiarazioni come quelle di Di Maio o come quelle del ministro Lezzi, un po' mi viene da sorridere, perché sembra che veramente stiano guardando un film completamente diverso. E un po' mi fanno arrabbiare. Ma stasera penso che il ministro Lezzi abbia superato e abbia vinto veramente il premio della boiata dell'anno, perché l'ho sentita prima di arrivare in trasmissione, dove ha fatto una dichiarazione dicendo che le regioni del sud hanno meno trasferimenti delle regioni del nord. Allora, qualsiasi tipo di riscontro dal punto di vista statistico che si vada a vedere, le regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sono in coda alla classifica per i trasferimenti pro capite, costo medio, costo storico, spesa storica, cioè tutti. L'unico modo dove si può vedere che il sud riceve meno è se noi andiamo a vedere quello che è il trasferimento per regione. Ma perché? Perché sono regioni che hanno meno abitanti, quindi se vengono paragonate a Veneto e Lombardia, se in valore assoluto è minore, però se andiamo a vedere la spesa pro capite dello Stato, in certe regioni è quasi doppia rispetto al Veneto. E allora non vorrei che il ministro Lezzi, per giustificare queste sue battute, sia andato a prendere l'unico modo per poter in qualche modo giustificare una frase del genere. Dopo ho sentito Di Maio dire: se un bambino nasce, non è colpa di un bambino se nasce da una parte o dall'altra. Ma io ho visto ieri i risultati dei test Invalsi e dicono che già adesso i ragazzi che vanno a scuola al sud hanno una preparazione che è nettamente inferiore rispetto alla preparazione del nord. Con i voti superiori, però. Con i voti superiori all'università, però, dopo, quando si laureano tutti 110 lode, e quando fanno i bandi pubblici anche. Però sui test Invalsi sono nettamente inferiori rispetto agli studenti del nord. Allora, questo è colpa dell'autonomia del Veneto? Se c'è questa situazione, andiamo a vedere qual è la situazione degli ospedali del sud e com'è la situazione degli ospedali del nord. È colpa dell'autonomia del Veneto?
regioni di serie A e regioni di serie B ci sono già adesso senza l'autonomia, e vogliamo andare avanti e mantenere lo Stato ingessato in questo modo? È questa la riforma che hanno in mente? Oppure un'altra cosa che ho sentito stamattina e mi ha fatto veramente attaccare alla sedia, il discorso, noi prevediamo un'autonomia dove se siamo bravi il Veneto ha un extra gettito, quindi produce quell'extra gettito, una quota rimane al Veneto, penso sia un qualcosa di normale da chiedere. Invece questo fondo di perequazione prevede che i soldi noi dovremmo, se c'è questo extra gettito, dovremmo darlo a tutte le regioni del sud. Allora io credo che Di Maio non abbia ancora capito con chi ha a che fare. Probabilmente pensa di avere a che fare con un popolo di gente che veramente gira con col naso rosso e lavora nei circhi. Ma se questo è il dubbio che ha Di Maio, vorrei tranquillizzarlo che non siamo dei pagliacci e non vogliamo essere presi per pagliacci. Noi stiamo lavorando per portare a casa qualcosa di concreto, quindi che si faccia un'idea chiara su cosa è l'autonomia per il 5 Stelle e ci dicano subito se lo vogliono oppure no. E qual è eventualmente, diceva il Presidente Zaia, visto che è nel contratto e che non si sono detti contrari del tutto finora, allora dicano che alternativa propongo. Onorevole Gottardo, allora, cioè questa, in effetti questo extra gettito che il Nord dovrebbe continuare a dare al Sud è in contrasto con proprio l'autonomia, così come è impostata per antonomasia. Autonomia significa che le risorse a quel punto rimangono sul territorio, anche perché derivano da una compartecipazione delle tasse, che sono tasse che insistono su questo territorio, quindi vanno, l'autonomia prevede che vengano trattenute qui, non che vadano altrove. No? Si era partiti così, sì. Questo era stato il punto di partenza, poi nelle mediazioni questo differenziale del reddito che non veniva restituito è un po' stato messo in sordina, ma si era partiti davvero così. Ma c'è di più, che il ragionamento che fanno i grillini, ma non solo loro per la verità, quelli che sono contrari alla richiesta di autonomia delle regioni del nord, è che questo spaccherebbe il paese. Questa è una balla vera e propria, perché l'autonomia in questa fase di crisi di sviluppo del paese, di grande crisi economica e di produzione e di lavoro, l'autonomia consente alla locomotiva del paese, che è il Veneto, l'Emilia e la Lombardia, di svolgere la propria funzione di locomotiva per tutto il paese. Ma se tu tieni bloccando l'autonomia, anche la capacità propulsiva della locomotiva, tu blocchi anche il sud. Non è vero il contrario. È vero, non che tenendo così la pseudo unità tu risolvi i problemi, il contrario, è lasciando lo spazio all'autonomia del nord a tirare, a investire, a produrre, a competere, a essere un'area regionale forte nelle aree regionali più produttive e competitiva con le aree regionali più produttive d'Europa, che tu allora aiuti anche il sud. Il blocco è totale. Però Zaia, devo dire, ha alzato il tono, giustamente, portando al massimo livello che può portare un presidente regionale. Però il messaggio di Zaia che dice ai grillini o così o se no il governo non ha senso, che è un discorso prettamente politico, però aspetta a Salvini da coglierlo a questo punto. La domanda è: Salvini sarà in grado di raccogliere e gestire fino in fondo questa sfida del presidente Zaia? È questo perché finora Salvini, che ha sempre sostenuto l'autonomia, per la verità non si è mai tirato indietro, però l'ha lasciata fare dalla ministra Stefani, che si è dimostrata l'erica brava, di carattere, l'ha lasciata fare al presidente Fontana della Lombardia e a Zaia del Veneto. Lui non si è mai troppo esposto come elemento di rottura. Allora,
La Lega che è diventata non più quella di Bossi ma quella di Salvini, la Lega Nazionale, è in grado di fare un elemento di rottura? No. O no? Perché adesso questa è la domanda politica che dobbiamo porci. Una Lega Nazionale in grado di fare dell'autonomia un elemento, come dice bene, e io sottoscrivo Zaia, come dice bene Zaia? Oppure c'è una contraddizione in termini con la nuova collocazione politica che è la Lega Nazionale? Questo è il punto vero e proprio che deve essere affrontato in questi giorni, a distanza di 2 anni dal referendum. Che sì, 22 ottobre 2017. Insomma. 2 anni di referendum, doveva essere fatto prima di Natale, poi a febbraio, avanti. No. Allora, la sfida politica di Zaia, che è quella di dire questo è un elemento di rottura della collaborazione del governo, bisogna che sia raccolta però dal leader politico, che è il leader è Salvini. Ecco, d'altra parte oggi Conte, parlando dopo l'incontro, ha sostenuto la tesi di Di Maio, ha detto non vogliamo un'autonomia. Conte è grillino, Di Maio, i grillini fanno i furbi perché è passata il rischio della finestra di una possibile crisi di governo per andare a votare a settembre, questa finestra si è chiusa, quindi una crisi di governo da votare, apriamo un'altra finestra e si mettono a fare i furbi e alzano il prezzo, però a questo punto la palla passa a Salvini. Certo, quindi non è più pensabile che possa cadere il governo. No, perché adesso, la finestra perché si è chiusa di voto non a settembre. Non si può votare, per cui eventualmente magari insieme alle regionali. D'altra parte, chiaramente, Salvini ha posto il problema della tassa piatta, della flat tax e della autonomia come temi. Ragazzi, qui non si scappa. Allora, tantissimi sms continuate a mandare, è saltato anche il centralino a un certo punto, tra poco avremo al telefono il costituzionalista, il professor Mario Bertolissi, che fa parte della delegazione trattante, un illustre giurista che tante volte è intervenuto e che anche in queste ultime ore sta perdendo, ha già perso come il presidente Zaia, la pazienza. Vediamo un altro servizio sempre sul vertice di oggi, poi andremo dall'onorevole Caon e da Antonella Tocchetto. Vediamo. Quello che noi vogliamo fare con l'autonomia è una valorizzazione del territorio, una responsabilizzazione. Se il meccanismo che viene proposto è un meccanismo che alimenta l'inefficienza e non vuole dare alcuna premialità, allora stiamo ragionando su piani completamente diversi. Erika Stefani è visibilmente contrariata quando esce da Palazzo Chigi a vertice sull'autonomia, sospeso tra le tensioni. I 5 Stelle tirano in ballo le cosiddette gabbie salariali, in pratica gli incentivi che la Lega chiede di poter offrire agli insegnanti per farli restare nel territorio una volta assunti. Principio ingiusto, o tutti o nessuno, e l'autonomia, che 3 giorni fa sembrava a portata di mano, si blocca. Tra Lega e 5 Stelle cala nuovamente il gelo. Se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia. Autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea, basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Noi crediamo che un bambino in Italia non scelga in quale regione nascere. E non è giusto che si dica che siccome una regione ha più soldi, quei bambini che nascono lì hanno più diritto ad istruzione di altri bambini che nascono in una regione dove ci sono meno soldi. Difficile comprendere come l'ostilità dei 5 Stelle sia superabile. I leghisti, dai vertici alla base, salgono sulle barricate. Chi ferma questo non fa un dispetto a Salvini e alla Lega. Certe cose me le aspetto dalle opposizioni, dal PD. Ditemi voi se oggi l'Italia è unita, la scuola è unita, la sanità è unita. No, perché la gestione centralizzata favorisce gli sprechi. All'incontro il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco, si va avanti, ribadisce, poi in una successiva conferenza stampa ripete i suoi paletti ed è l'ennesima doccia fredda della giornata. Io non posso delegare, non posso trasferire tutte le materie, le competenze amministrative e legislative che vi vengono richieste, perché se fosse così avremmo uno Stato centrale senza competenze. Dovremo introdurre e introdurremo meccanismi
che io chiamo di salvaguardia, chiamiamoli solidaristici, chiamiamoli di coesione nazionale, territoriale, sociale, in modo da poter evitare che si slabri la nostra penisola ancora di più. Servizio di Lina Paronetto, tantissimi sms, siamo veramente incazzati, è ora di finirla, noi stiamo con Zaia, forza presidente, Paoletta da Vicenza. Onorevole Caon, lei in altre occasioni qui era sempre stato piuttosto pessimista, diciamo, no? sul percorso dell'autonomia. No, non sono mai stato pessimista, perché proprio non sono un pessimista di natura. Beh, diciamo che io prevedevo che non sarebbe stato facile. Prevedevo. Sì, mi veniva da ridere quando la Lega diceva prima il 22, mi ricordo una dichiarazione di Salvini, anche purtroppo della Erika, che il 22 di ottobre avevamo l'autonomia. Se avevano le condizioni per il 22 di ottobre dell'anno scorso, non si capisce perché siamo così impantanati. Molto probabilmente ci hanno preso in giro con quelle date. Poi ci hanno detto prima di Natale, si pensava fosse già tutto fatto. Altra balla, altra bugia. Poi ci hanno detto il 14 febbraio, giorno San Valentino, altra bugia. Poi ci hanno detto con l'inizio della primavera. Tra poco finisce l'estate perché andiamo in ferie e siamo ancora più impantanati di prima. Cioè vuol dire che non c'è stata molta serietà neanche da parte di Salvini. E io capisco che partita la campagna elettorale per il Veneto oggi. E Zaia alza il tiro, la Stefani deve alzare il tiro, un teatrino già fatto con Salvini, voi cercate di tenere il voto bello, diciamo così, è sereno, cioè attivo in Veneto, e io in qualche maniera devo far sponda, perché sennò perdo dal 36-37% che sono calcolato adesso. Se faccio questa riforma perdo quel 15-20% e torniamo alla Lega del 15-20% di prima. Anzi, sembra un grande risultato per la Lega, però è il gioco delle parti, si vede ormai, è palese, è palesissimo. Come diceva anche il sindaco Gottardo, Salvini non si è mai espresso, si è espresso adesso, ma si vede che non c'è mai stato un contenuto vero, perché il contenuto vero comincia a esserci forse adesso. Ripeto, ci hanno preso in giro fino adesso. Poi c'era anche da dire, noi siamo andati a votare, io per primo ho fatto una grande campagna elettorale per il referendum, mi sono speso fortemente, forse più di tutti anche dei politici veneti. Perché c'è una carta costituzionale? Carta costituzionale va bene quando gli interessa, adesso non va più bene. È semplice, quelle sono le materie. Si potrà trattare su qualcosa, ma si può trattare su tutto. Io faccio anche fatica a capire dove si voglia andare con questo governo. Se c'è veramente la volontà dei veneti, e se Zaia ha veramente questa volontà, prenda tutti i parlamentari veneti della Lega e gli dica, su qualche emendamento, su qualche ordine del giorno che non cade il governo, cominciate a dare un segnale. Non c'è neanche questo. Per adesso non c'è l'unità dei veneti in Parlamento che si faccia vedere che c'è una CDU, che c'è una Sicilia. Veneto oggi è ancora così. Io ho cercato di motivare queste cose, di creare, fare un grande gruppo che vada al di sopra dei singoli, che si chiama, che abbiamo in mente la questione veneta. In questo momento ognuno pensa per sé, però se si vuole, se la Lega Veneta vuole dare un segno, glielo dia anche a Salvini su cose piccole. Allora facciamo vedere che c'è gruppo, che c'è sistema, che abbiamo la voglia di andare fino in fondo. E se si arriva anche per colpa nostra, per colpa di Veneti, mandiamo a casa anche il governo, perché tanto in Senato non hanno i numeri senza i Veneti. Ma questo è, vuol dire, la realtà di un popolo veneto che comincia a crescere e comincia a chiedere a Roma esattamente quello che vuole. E chiacchiere, così sono già campagna elettorale, mi spiace. Ecco, senta, molti ogni tanto scrivono anche via sms, scendiamo in piazza, manifesteremo. Sono stato il primo a chiedere che Zaia, visto che è lui il capo bastone, una bella manifestazione, come posso dire, pacifica, come noi veneti siamo capaci di fare, senza far spostare, senza fare tanti inquinamenti, se va in Prato alla Valle, che è la piazza più grande d'Europa dopo la Piazza Russa.
si farà una bella manifestazione di tutte le 7 province del Veneto e diciamo: cari signori a Roma, noi abbiamo votato e noi vogliamo la nostra manifestazione. Se non abbiamo il coraggio di fare un po' di Catalunya, difficilmente a Roma ci prendono solo in giro. In più, in un momento che la Lega è diventata nazionale, che, ripeto, per cercare di dare un colpo in cerchio, un colpo alla botte, deve comportarsi in questa maniera. Salvini, sto parlando. Prima di sentire Tocchetto, Villanova, un po' di Catalunya, dice Caon. Ma ho sentito quello che ha detto Caon, però va tutto bene, però vorrei ricordare, se non sbaglio, Caon, sei alla Camera, giusto? Mi sembra che il tuo capogruppo alla Camera abbia fatto delle dichiarazioni, capogruppo di Forza Italia, la Carfagna. No, capogruppo non è la Carfagna. No, non è più la Carfagna. No, non è capogruppo. Capogruppo è la Gelmini. Ah, la Gelmini è sempre dichiarato per la Carfagna. La coordinatrice. Che è coordinatrice. La Carfagna, che è vicepresidente della Camera, sì, dice, okay. Non è che è coordinatrice, è coordinatrice per Forza Italia. No, ha detto di portare avanti. Lasciami finire, ti ho lasciato parlare. No, la Carfagna è coordinatrice per il Sud di Forza Italia. E il tuo partito, ok, vicepresidente della Camera, mi sembra che abbia detto che si opporrà in tutti i modi a questa riforma che va a spaccare. Se mi chiedono per il Veneto, a prescindere dal tuo gruppo, fai un voto contro questo programma. Ma fino adesso l'hai fatto? Sì, quando serve faccio, anche gli do anche ragione. Hai contestato la Carfagna? No, io ho detto per il momento del governo, io non ho il problema della Carfagna. Avete voi il problema di Di Maio, cosa gira la storia con la Carfagna? Cosa c'entra la Carfagna? Non c'entra niente. Io dico, se siete veneti, se avete voglia di far vedere, battete il passo a questo governo, viva Dio, vai, cosa c'entra la Carfagna con me? Dai, non arrampicate negli specchi, per piacere, ti stai arrampicando. Porta il problema politico del Veneto, non portare. Io, se c'è un voto per il Veneto, lo faccio, a prescindere da cosa vuole il mio gruppo. Allora, il problema è vostro. Sì, va bene. Il problema è vostro. Guarda che fa Salvini così, Salvini fa così. Io ti ricordo che nel tuo illustre percorso politico con la Lega non sei mai arrivato ad avere 3 consigli dei ministri di seguito per parlare di autonomia. Mi regaleremo l'autonomia il giorno del referendum, ragazzo mio, non puoi dire queste cose qua, è ora di finirla con questi giochetti. Lo vedi finire, dai, viva Dio, dai, Villanova, lo vedi sempre in giro la gente in continuazione, basta prendere in giro i veneti, lei ci ha preso in giro che basta, porta l'autonomia, chiuso l'argomento, se non ce la fate vedere che esistete almeno nel Parlamento. Nella tua indimenticabile non mi devo dimenticare, siete voi che avete la palla, voi potete giocarla voi, no? Passare a chi date in cerca, fate vedere chi siete, scendevolmente, se no prego. Io non ho intenzione di coprire il cavolo, sul serio. Nel tuo indimenticabile trascorso leghista, quante volte hai portato i veneti a votare un referendum per l'autonomia? Ma guarda che io non ho mai diretto la Lega, sia chiaro, quando c'è stato, sei stato onorevole della Lega, attenzione, ma guarda che io quando parlavo di certe cose, proprio in Lega, che proprio sentissero completamente, e ti dirò di più, quando adesso siete per il referendum per andare fuori dall'euro, quando è che l'avevo proposto? Salvini ha fatto un pacchetto, una carta così, l'ho portata via io da militante. Allora, vi dico, quando avete fatto questa cosa, adesso me lo portate questo referendum per uscire dall'Europa o dall'euro? Io invece, essendo contrario, uno dei motivi che mi hanno buttato fuori dalla Lega. Adesso però vedo che con l'euro c'è andata la cosa. Tu forse non c'eri, oppure eri molto alato in quel periodo. Guarda che mi ricordo molto bene come sono andate le cose, perché l'ho vissuto sopra le mie spalle. Ma a prescindere dal mio trascorso politico, oggi siete al governo, ci sono dei veneti che sono stati votati e devono dare un segnale per favorire Zaia, oppure è inutile che andate al governo. Sì, ma ascolta un secondo. Basta. No, ma visto che tu sei così attivo a livello parlamentare,
i tuoi parlamentari voteranno l'autonomia quando arriverà al Parlamento, sì. Tutti quanti, sì. Cioè i tuoi parlamentari voteranno. Ma non mi interessa se i miei io non sono né coordinatore neanche capogruppo, ma a prescindere, se c'è una cosa veneta o se dobbiamo dare uno scossone, anch'io che sono all'opposizione, io ti dico, come gruppo Veneto dobbiamo crescere e dobbiamo far capire a questi che ci stanno governando, a prescindere anche dal tuo segretario politico federale, forse federale una volta, non più adesso, che il Veneto esiste. Oggi, mi dispiace dirlo, questa volontà non c'è. Ma figurati, ma dai caroma. Allora, figurati, ha sistemato tutto. Ragazzi, l'autonomia ci sarà di sicuro, figurati di Villanova. Ma ti rendi conto? Ma no, mi rendo conto, sì, per forza, è che non sai cosa dirmi. Ma chiedi a Zaia se chiedi a Salvini. Basta che ti tranquillizzi, che guarda che la puntata è lunga, ti stai male. Continui a dire, a graffiare sullo specchio. A Salvini deve discutere l'autonomia con il ministro Lezzi, con Di Maio e Conte, Venezia Libere, San Martino. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto, strappo sull'autonomia, la Lega si alza dal tavolo, Zaia scandaloso, 5 Stelle presenti. Una proposta, altri sms, col voto popolare l'autonomia doveva essere data subito e poi discutere delle competenze, ma siamo un paese di MA secessione. Vediamo se abbiamo in linea, non so se è già collegato, ce l'abbiamo Fabrizio? Non ancora, avremo tra pochissimo il professor Mario Bertolissi. Facciamo allora, e poi andremo da Antonio Tocchetto, vediamo un altro servizio sul vertice romano, in un servizio credo realizzato dalla nostra redazione di Vicenza, vediamo. L'autonomia è nel contratto di governo, l'autonomia è un impegno che i cittadini deve essere fatta, se no non ha senso che esista un governo, no? Se un governo non rispetta i patti con i cittadini vuol dire che non ha senso che esista. Fumata nera, sull'autonomia il governo si strappa. La Lega da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altra. Proprio nel momento in cui si intravedeva il traguardo, invece di andare avanti si torna indietro e il tavolo viene rovesciato. A Palazzo Chigi niente di fatto, l'intesa si inceppa sulla scuola, perché le regioni del nord possono fare offerte formative migliori rispetto al centro-sud. Ma il principio base dell'autonomia è proprio questo, premiare i territori virtuosi e incentivare gli altri a fare meglio. Tra Lega e Movimento 5 Stelle c'è in mezzo lui, il Premier Giuseppe Conte, che auspica l'introduzione di strumenti di salvaguardia solidaristici per evitare che l'Italia si slabri. Ma al di là delle parole, restano i fatti, lo strappo, la spaccatura che mortifica tutte le attese su una chiusura imminente. Una tela di Penelope politica che rischia di trasformare l'iter per l'autonomia in una lenta agonia. Noi non abbiamo un po' piene le tasche, siamo un popolo di gente paziente, abbiamo una storia millenaria, non siamo guerrafondai, però oggettivamente adesso sembra una presa in giro, perché non si può tessere di notte e disfare di giorno, o tessere di giorno e disfare di notte. Non funziona così, è una farsa e rischia di essere una grande presa in giro, e quindi il mio invito è che si faccia veloci e queste cose noi non le possiamo accettare. E si finisca di dire, sento delle dichiarazioni che veramente fanno rabbrividire, che l'autonomia del Veneto porterà a un paese di serie A e di serie B, ma esiste già l'Italia di serie A e di serie B, non è colpa dell'autonomia. L'autonomia evita che questi paesi, soprattutto che molte comunità del sud, vadano in malora, questa è la verità. Luca Zaia è furioso e manda un messaggio direttamente al Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle sbagliano perché non facendo l'autonomia si consegna il sud al medioevo e il nord all'agonia totale e quindi alla sua morte. Se è questo che si vuole, beh, è molto chiaro. Invito i 5 Stelle invece finalmente a presentare il loro progetto di autonomia, almeno capiremo cosa intendono loro per autonomia, perché è passato più di un anno da quando si sono insediati al governo e ancora oggi io non ho ben capito qual è la loro idea di autonomia. Vedo un sacco di commenti sul nostro progetto di autonomia, ma il progetto 5 Stelle non esiste. Ne abbiamo piene le tasche. 5 Stelle si rimbocchino le maniche e facciano in modo di mantenere la parola data ai cittadini, perché altrimenti vuol dire aver raccontato bugie ai cittadini. Il servizio del caro Alberto Inghilleri, altrettanto duro era stato qualche giorno fa anche il governatore della Lombardia
Attilio Fontana. Abbiamo al telefono, lo ringrazio molto, il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, che fa parte della delegazione trattante Regioni Governo sull'autonomia. Buonasera professore. Buonasera a lei, ai telespettatori e ai suoi ospiti in studio. Grazie. Professore, allora, più che di uno strappo, mi pare che si tratti ormai di una frattura vera e propria, la prima domanda che le rivolgo è se ci sono, secondo lei, margini di manovra a questo punto per riprendere il cammino, perché sembra che diciamo ormai lo scontro sia totale, o mi sbaglio? Ma guardi, la risposta non è facile, perché dipende poi se il cammino viene ripreso, per ragioni serie, per convincimenti seri, o se invece viene ripreso semplicemente per tatticismi. Io vorrei richiamare l'attenzione, se me lo consente, lei mi interrompa in questo momento, no, ci mancherebbe, prego. Su qualche elemento che è il seguente, per dire che tutto sommato io mi sorprendo fino ad un certo punto. Allora, lei sa che di fronte a queste questioni il Sud si è mobilitato. Direi che si sono mobilitati gli universitari, si sono mobilitati gli esponenti della politica, si sono mobilitati i ceti produttivi e si sono introdotte tutta una serie di questioni, a cominciare da quella della centralità del Parlamento. Allora, se qualcuno ha per caso sentito Radio Radicale di un paio di giorni fa, sì, che trasmetteva un convegno che si era svolto in quei giorni, ha avuto l'occasione di sentire il mio collega professor Massimo Villone, che diceva così: il Parlamento deve potersi occupare, deve poter emendare, e allora il discorso stava tutto sul piano del diritto costituzionale. Ma il discorso poi si chiude così, perché è certo che in Parlamento riusciremo a bloccare la riforma. Allora lei capisce che se manca la leale collaborazione, sì, e si procede con le riserve mentali, tutto quello che viene detto in un senso o nell'altro è privo di significato, perché in realtà mira a realizzare un obiettivo che non ha niente a che fare con l'autonomia e con i valori sottostanti. Lo ricordo che io sono un appassionato sostenitore di queste tesi, non tanto per convinzioni di militanze politiche, ma perché dove ci sono forti autonomie, lì c'è un presidio della libertà della persona. Secondo ordine di considerazioni, se crede, le bozze circolano da un anno e più o meno sono sempre le stesse, ma le pare possibile che ogni giorno ci sia qualche obiezioncina, qualche questioncina, qualche robettina, qualche calcolo? O tra l'altro, lei sa che gli economisti e gli addetti ai conti non ne indovinano una, quindi io, se mi danno un pezzo di carta dove ci sono dei numeri, lo butto via, perché normalmente il giorno successivo devono rettificare le boiate del giorno prima, e le definisco così. Ecco, professore, sono... sì, prego, prego. No, volevo dire che lei capisce che è passato un anno per nulla, e non c'è, l'ha detto il presidente, chiunque di noi sa che non c'è il controprogetto, ma il problema non è che manca il controprogetto, non ci sono idee. Che idee di Repubblica e di Paese avete, se non va bene quella che vede, diciamo così, un'articolazione forte delle autonomie? Ditelo, scrivetelo, perché se uno lo scrive, dopo ci capiamo, e guardi che è un gioco da ragazzi mettere in evidenza i retropensieri. Basta avere un po' di mestiere, un po' di cultura, e ti svelo subito l'arcano. Tu mi vuoi ciurlare, vuoi arrivare qui, vedi? C'è una contraddizione tra l'obiettivo che tu declami e l'obiettivo vero perseguito. Certo, andiamo bene al bar, beviamo un bicchiere insieme, amici come prima, e non perdiamo il tempo. Ecco, e soprattutto giù la maschera, no? Perché qui ormai è chiaro che non prevale
l'interesse comune, cioè non c'è una collaborazione tra forze anche molto divergenti per ottenere un risultato utile a tutto il Paese, ma è la solita demolizione dell'avversario che viene portato sulle secche nella speranza che si areni con espedienti, con pretesti, cioè si può andare avanti così. Adesso, oggi c'è stato lo strappo, secondo lei questo strappo prelude a una rottura totale oppure no? Perché io mi chiedo, è dignitoso proseguire in una trattativa in cui si continua ed è finalmente, io credo oggi, soprattutto il presidente Zaia abbia perso le staffe, è dignitoso andare avanti e continuare con questo, con questa imbarazzante trattativa, non so come definirla ormai. No, è imbarazzante trattativa e credo che lei abbia ragione quando dice che non è dignitoso. Ma noi dovremmo fare lo sforzo di sottoporre un'analisi logica, analisi del periodo, secondo i vecchi sistemi, quello che viene normalmente detto. Allora, oggi per l'ennesima volta abbiamo sentito dire che non si possono generare strappi, lacerazioni, vero? Sì. Perfetto. Lei sa, lo sappiamo tutti, che almeno in questo tira e molla ci sono due materie in particolare che sono state messe al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, la sanità e la scuola. Tenga presente che quando taluni economisti fanno i conti e dicono che ci saranno sperequazioni, che ci sono latrocini, si guardano bene dal dire in che condizioni si trova la sanità nel sud, vedi ad esempio la sanità della Calabria. Introducono tutta una serie di elementi, di dati, di storie, di più, di meno, di trasferimenti, però dopo, perché? Perché dovrebbero anche evocare due termini, classe dirigente e responsabilità. Ma queste due parole lei non le troverà scritte e dette da nessuna parte. E quando io ho obiettato, ma dico queste due parole nel vostro vocabolario, forse non le abbiamo portate via noi, ci sono oppure non ci sono? Cosa all'altra le parte ho sempre avuto il silenzio. Silenzio. Mi riferisco a lei, a chi c'è con lei, ma anche ai telespettatori. Oggi credo, tra l'altro qualcuno nello studio lo ha ricordato, mi pare il consigliere regionale, i dati invalsi. Ora io qui ho un quotidiano nazionale di quelli che vanno per la maggiore. Sì. Leggo qualche titoletto, uno studente su tre legge ma non capisce e al sud è peggio. Scusi, vi rubo un istante perché sono abituato a leggere e sottolineare. Qui c'è scritto così. In realtà in queste due pagine non si parla della scuola nella sua governanza, si parla solo della scuola come nel sud. E le espressioni meno ingenerose sono che la questione, poi c'è la questione meridionale, dice, le scuole del sud un disastro. In larghe parti del sud ci sono adolescenti che affrontano l'esame di terza media con competenze da quinta elementare, ma state attenti che cosa aggiunge l'articolista. Dice così, che nell'Italia meridionale, tra l'altro, restano tante le scuole e le classi a, virgolette, segregazione sociale, cioè i figli delle famiglie bene stanno tutti insieme. La scuola è diretta da Roma e sotto l'egida dei sindacati nazionali. Dunque, dopo questa affermazione, che dovrebbe comportare delle conclusioni tragiche, perché qui siamo borbonici, no? Vuol dire che tra poco uomini, donne, ricchi, poveri, giusto? Fatta questa notazione, io mi attendo una reazione consapevole della drammaticità del problema. Sapete di chi ci parla all'inciso finale? Di Zaia e Fontana. Insomma, dico, soggetto, predicato, complemento, mica altro, questo aggiornamento va licenziato in tronco per l'incapacità di connettere da quel che afferma. Io lo dico, non faccio un nome, ma comunque che non c'è problema. Perché dici, c'è qualcosa in friulano, si direbbe, quasi al madrà. Professore, lei ha detto... da qualcuno magari di Reggio Calabria. Lei ha detto anche recentemente, io vorrei andare con la matita rossa e blu dal collega Conte e spiegargli alcune cose, cioè segnare alcuni degli errori che snocciolano anche dai banchi del governo, no?
senza dire sì, sono sempre a disposizione, sono sempre a disposizione, ma le dico un'altra cosa. Voi avete visto quanto è stato reattivo il Sud per dire che non va bene, diciamo il Sud, le classi dirigenti, coloro che sono in grado di parlare, via di questo passo. Mi faccio questa domanda, ma se invece di coalizzare, di spendere tutte queste energie, semplicemente per dire di no, le avessero utilizzate positivamente per confezionare un progetto e avessero messo la prima pietra per ricostruire l'edificio, costruire l'edificio di questa scuola che in condizioni terribili, non avrebbero fatto qualcosa di utile per il paese, non avrebbero salvaguardato quelle strepitose intelligenze che hanno proprio loro e le avrebbero consentito di evitare l'immigrazione. Cioè qui noi abbiamo una concezione negativa dell'uso dell'intelligenza. Capisce qual è la tragedia di questo paese? Certo. Ed è per quello che io penso che noi dovremmo attivarci per cercare per salto di parlare ai nostri concittadini che vivono in quelle straordinarie regioni. Sono sicuro che ce li tiriamo dalla nostra parte. Cosa che lei ha fatto anche ultimamente, andando a svolgere relazioni in convegni nel Meridione, parlando con costituzionalisti e persone del Sud per cercare di convincerli e di spiegare loro cos'è veramente l'autonomia. Professore, io la ringrazio molto, dobbiamo andare avanti. Spero di averla in studio quanto prima. Domani sera ci sarà qui nella seconda parte di Focus il presidente Zaia e poi spero di avere lei la prossima settimana. Grazie professore, grazie. Buonasera a tutti e grazie. Grazie, a presto, grazie molto. Allora, è un piacere sentire il professor Bertolissi perché è un accademico illustre che è sempre chiarissimo, ha sempre spiegato in maniera così ineccepibile il percorso dell'autonomia differenziata e io l'ho visto in questi ultimi mesi proprio innervosirsi progressivamente di fronte ai cavalli di Frisia, agli ostacoli, ai paletti, ai bastoni tra le ruote che i nemici dell'autonomia hanno infilato nelle ruote degli autonomisti. Allora, Antonio Tocchetto, cadrà il governo a questo punto, come la vedi? Allora, intanto ringrazio l'intervento del professor Bertolissi, l'ho espresso già più volte quanto comunque lo stimi e ha detto due cose interessanti, cioè una cosa sono anche, come dire, le strutture, il disegno costituzionale. Io poi quel convegno, lo dicevo prima, sì, di cui parlava il professor Bertolissi, l'ho sentito proprio oggi spostandomi da un tribunale all'altro e devo dire la verità che appunto c'era questo professore che ha citato che diceva anche è inutile che parliamo di autonomia quando bisogna fare una riforma costituzionale federalista e solo dopo si può parlare di autonomia, per cui già metteva dei paletti chiari. Per quello che posso dire io, intanto mi sono divertita a vedere lo scambio di di un appartenente a un partito e l'altro che non ne appartiene più, nel senso che il governo tutto sommato non è neanche nostro, cioè se la fanno e se la dicono tra di loro. Vorrei vedere se ci fosse stato Renzi, che almeno Renzi è stato chiaro, ha detto io l'autonomia non la darò mai e quindi non si pone neanche in discussione. Adesso c'è un governo amico che spara come fuoco amico e questo già è una cosa abbastanza divertente, perché qua io ho sentito anche oggi le dichiarazioni dell'Erika Stefani, cioè qui non è che ci facciano vedere il disegno che hanno, loro non la vogliono l'autonomia. E poi facendo anche quattro conti, se domani mattina, io sarei anche più tranciando, domani mattina io sono la Stefani, mi dimetto perché non viene rispettato un accordo di governo, faccio dimettere tutti quelli della Lega e si va a elezioni, tanto ne parlavamo prima con Caon, mi pare che scada il 22, sì, a dire la verità, quindi c'è ancora una settimana di tempo, sì. Questo potrebbe essere un segnale forte. In realtà però se ci fosse anche un governo diverso, allora parte di Forza Italia io non credo che voterebbe la Lega. La Meloni non la vota di sicuro perché è più centralista del re. Quindi lei dice con un nuovo governo Lega, Fratelli d'Italia, assolutamente. Se fosse un governo, come dire, professorale, non se ne parla nemmeno,
Nel caso andassimo noi al governo, anche se molti sms dicono il PD non ci andrà mai, noi siamo per un federalismo, ma più, come dire, nelle posizioni di quello che sta facendo l'Emilia Romagna, che qualche materia sta cercando di portarla a casa. Quindi il federalismo, così come portato avanti con forza da Zaia sulle 23 materie, i deputati del Partito Democratico non la voterebbero. Quindi se cambiasse il governo non ci sarebbero comunque i numeri. Quindi alla fine adesso il vero problema è di un Zaia vincitore, perché ha vinto tantissimo in questo mese, ha vinto sull'UNESCO, ha portato a casa le Olimpiadi, ha saputo anche lavorare molto bene con un sindaco che non è suo, come sa, di Milano, portando a casa un risultato strepitoso. Ma adesso nel gioiello più importante che lui vorrebbe nella sua casa, cioè l'autonomia, che è, come dire, lo potrebbe veramente incoronare al re del Veneto, qui non la porta a casa. Quindi o fa un'azione forte, che non può essere solo quello di incazzarsi, ma dire a Salvini: togliamo la fiducia e ci rimisuriamo con le elezioni. Tra le altre cose, ogni volta da noi, questa è proprio una parentesi, ma insomma lo dimostra, ogni volta da noi è un'agonia. Ora invece ha perso le elezioni europee in Grecia, cioè, dopo 2 mesi hanno votato e c'è già un nuovo governo. Noi per andare alle elezioni ci mettiamo, è peggio di un parto. Alla fine Zaia, secondo me, se io fossi Zaia, con il consenso popolare che ho, veramente farei un'azione di forza, costringendo i deputati leghisti e comunque Salvini a togliere la fiducia a questo governo. Andare a elezioni in tempi brevi, hanno tempo fino al 22, si può votare settembre-ottobre e lì si vedrà che cosa succederà. Ripeto che però, secondo me, anche con un governo diverso di centrodestra, i numeri ad oggi, mi sbaglio, però ad oggi secondo me non ci sono. Allora, vediamo ancora la ministra Erika Stefani, vicentina, colpita da un grave lutto l'anno scorso per la morte del padre, che si è rimessa subito a lavorare, che si è trovata di fronte a dei veri e propri muri di gomma. Pensate anche allo stato d'animo di un ministro che vede davanti a sé degli altri ministri che la guardano con diffidenza, un po' beffardi, e non danno risposte dopo un referendum che ha visto 2.328.000 veneti andare a votare. Vediamola in questo servizio. Purtroppo il vertice non con un esito positivo, e se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore, e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, uno, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia. Autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea, basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Quello che noi vogliamo fare con l'autonomia è una valorizzazione del territorio, una responsabilizzazione. Se il meccanismo che viene proposto è un meccanismo che alimenta l'inefficienza e non vuole dare alcuna premialità, allora stiamo ragionando su piani completamente diversi. Quello che noi vogliamo fare è semplicemente di dare un riscontro a quelle che sono delle richieste. Richieste delle regioni che sono motivate e sono supportate, in particolare a Veneto e Lombardia, di un fortissimo referendum. Io chiedo al Movimento 5 Stelle se ritengono che i referendum a questo punto non valgono più. E questa era il ministro Erika Stefani. Mandiamo via subito insegnanti e bidelli con titoli di studio taroccati, indipendenza urgente e risarcita i danni. Villanova, poi un altro motivo di scontro è stato quello delle cosiddette gabbie salariali, no? Cioè i 5 Stelle hanno detto: questa cosa delle gabbie salariali significa dare stipendi più alti al nord e più bassi al sud, no? Quindi sempre questa contrapposizione nord al sud. Sì, tra l'altro ci sono diversi studi, le gabbie salariali, ci sono diversi studi che evidenziano come il costo della vita sia molto diverso tra nord e sud, quindi a parità di stipendio, lo stipendio che prendono al nord gli insegnanti vale meno di quello che prendono al sud, perché il potere d'acquisto è diverso. Quindi ci sono studi che vanno avanti da decenni su questo, questo campo. Però io prima, proprio su questo tema, ho sentito Di Maio che diceva il bambino che nasce in regioni più ricche,
No, parlava di ricchezza delle regioni, ma io vorrei ricordare a Di Maio che la ricchezza delle regioni è data dal lavoro delle persone che lavorano in queste regioni, non è che arrivi dal cielo. Quindi invece di arroccarsi su queste posizioni che sono reazionarie, nel senso di voler bloccare qualsiasi tipo di modifica dello Stato, di come viene portato avanti il governo di questa nazione, io vorrei dire ai 5 Stelle, provate a mettervi nell'ordine di pensare a qualcosa di alternativo. Allora pensate cosa volete fare veramente per il sud, invece di portare via altre risorse dal nord per mandarle al sud, cosa vogliono fare? Voglio tornare su quello che ha detto la Tocchetto. Io apprezzo la correttezza, perché ha detto una cosa che tutti quanti gli esponenti del PD quando vengono qua non dicono, cioè il fatto di dire che i parlamentari del PD non vogliono votare la riforma dell'autonomia. Questo l'hanno dichiarato sui giornali, però ogni volta quando ci troviamo in dibattito dicono non è vero. Secondo me qual è il grande rischio? Erika Stefani diceva il rischio è quello di dire i referendum non valgono niente. Secondo me il grande rischio è quello di dire che la Costituzione non vale niente. Perché quando sento che noi non possiamo chiedere le 23 materie, io voglio ricordare che quella Costituzione non l'abbiamo scritta noi, quella Costituzione, la Costituzione più bella del mondo, come viene definita, è stata riformata nel 2001 col titolo V e sono state previste 23 materie dove le regioni possono chiedere allo Stato di avere queste 23 materie. Allora, se le regioni in realtà queste 23 materie non le possono chiedere, mi spiegate questa Costituzione a cosa serve? Per quale motivo andrebbe rispettata tutta la Costituzione se viene utilizzata solo nelle parti che vanno contro gli interessi del Veneto? Questo è il grande discorso. No, ti aggiungo una cosa. No, lasciami finire. La riforma l'hanno fatta loro del PD. Sì, sì. La riforma articolo 5 l'ha fatta loro. Ma 23 materie ci sono, però la discussione sulle regioni è una discussione che non può essere fatta solo da due regioni, Veneto e Lombardia. Quello di cui si discute è un'applicazione delle riforme e modificare, allora, anche il titolo quinto diventando veramente uno stato federalista. Non ci sei più Bertolissi, in linea, quindi, perché quando in Costituzione si parla di accordo tra governo e regione, bravo, regioni. Ma infatti la conferenza delle regioni, lo Stato e regione, anche solo una regione, ogni singola regione deve trovare l'accordo con il governo, esatto. E con il governo, non con il Parlamento. Ma probabilmente quando, ci sono delle cose che le maggioranze, quando si dice la riforma, la preintesa deve passare per il Parlamento, deve essere emendata, delle invenzioni, sì, perché la Costituzione non prevede che ci sia il passaggio in Parlamento. Certo. Il passaggio in Parlamento arriva dopo che viene firmata l'intesa tra regione e governo, e ci deve essere la ratifica del Parlamento, sì o no, non l'emendabilità. Queste che stanno portando avanti 5 Stelle e chi chiede che sia il Parlamento ad emendare sono fantasie dal punto di vista costituzionale. Allora, i 5 Stelle dicono di aver votato a favore dell'autonomia, certo, per avere qualche voto alle elezioni, adesso invece hanno tirato indietro la mano, traditoria, eccetera. Dico solo una cosa veloce, che la riforma Bassanini del 2001 iniziava un percorso federalista, probabilmente ora bisogna farne un ulteriore passo in più, ma così come è stata posta dal Veneto, secondo me in maniera molto di contrasto, senza sapere di avere i numeri, alla fine non porta niente. Perché sullo stesso tavolo non sono d'accordo. La richiesta non l'ha scritta Zaia, non l'ho scritta io, non l'ha scritta la Stefani, l'ha scritta Bertolissi, l'ha scritta dei professori di diritto costituzionale. Però prevedeva che l'avrebbero portata a casa, eppure chi è che non rispetta il contratto? Mica il PD, non la rispatta il 5 Stelle, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Lungi da me dire che in questo momento è colpa di PD. Noi non c'entriamo, ma su questo il contratto è tra i due soggetti, di cui uno, seppur in applicazione della Costituzione, non la vuole, si capisce perché, ma non la vuole. Però mi dovrai dare atto che la Costituzione in questo momento dice questo. Allora noi non possiamo fare in modo che la Costituzione, quando dice qualcosa, che la Costituzione rimane una grande carta comunque, assolutamente, ma allora va applicata. Bravo. Allora se noi chiediamo di applicare la Costituzione dopo decenni in cui i leghisti sono stati attaccati perché non rispettavano quelle che erano le richieste
inserita all'interno della Costituzione. Adesso stiamo facendo una richiesta che è prevista dalla Costituzione, con un procedimento previsto dalla Costituzione. Ma si noi trasforma, veneti abbiamo il diritto di avere questa risposta. Ma si trasforma il in diritto. Un dibattito contrattuale. Perché qua il dibattito è tutto spostato su un contratto che non viene rispettato da uno dei due soggetti. Allora, eliminare le regioni autonome, vediamo come va a finire. Forza Zaia, sentiamo prima di tornare da Settimo Gottardo per Confindustria il presidente Vincenzo Marinese, sentiamo. Io non sono fiducioso, vedo tanta ideologia e non vedo tanta praticità, vedo tanta litigiosità e non vedo il senso dell'attaccamento. Questa volontà di dividere il sud dal nord, come se il nord, il fortunato nord, volesse primeggiare sul sud, è un errore. Secondo me, e ne sono convinto, l'autonomia farà bene soprattutto al sud. Lo dico da meridionale, io sono nato a Palermo, sono del sud, conosco i pregi e i difetti del sud e ricordo a tutti che il sud è stato avvantaggiato tante volte per i contributi e nonostante questo non è cresciuto. Non possiamo continuare a parlare da decenni di costi standard e non avere dei costi standard, perché la spesa pubblica è uno dei mali del nostro debito pubblico. Vincenzo Marinese, gli fa onore questa dichiarazione, ha detto: io sono palermitano ma non mi sento di dire che queste riforme penalizzano il sud. È interessante quello che ha detto il presidente veneziano della Confindustria, perché sfata uno degli equivoci su cui rischiamo di essere deviati, cioè che sia un problema di difesa del sud. Fa Di Maio: io sono lo scudo del sud. Qualcuno sospetta che Salvini non segua fino in fondo la sfida di Zaia, perché insomma adesso c'è un consenso diffuso anche al sud e quindi non è un elemento dal di... punto di vista elettorale non ha prodotto nessun, no, però, nessun insomma, cioè, guaio. In realtà guardate che il problema non è tanto solo il sud, sapete, il problema è Roma, il problema è la burocrazia. Qui il problema non è togliere il potere al sud, non è mica questo. Guardate che è un falso problema questo. Il problema è a Roma. Guardiamo i temi su cui ed è la burocrazia, la grande lotta contro la burocrazia, e perciò è una lotta democratica vera di efficienza. I quando fai la lotta il ministero, guardiamo la scuola. È la gestione sindacale del personale scolastico, perché della scuola vera e propria e dell'istruzione, del miglioramento, come diceva Di Maio, dei bambini, che ne frega assolutamente niente. Ma con gli interessi di casta, di settore. Andiamo, le sovrintendenze, la difesa del territorio, i trasporti, le infrastrutturazioni su ferro, quelle su strada, queste sono, e la burocrazia non le vuole mollare. Il punto vero è che questo è una battaglia molto interessante e molto importante, perché toglie alla burocrazia, non al sud. Certo. Non facciamoci deviare da una battaglia che non è quella fino in fondo vera. Sono le clientele, è ovvio, che fanno ogni vero cambiamento ha una resistenza, ma qui la resistenza non è del presidente della regione Sicilia o del presidente o di De Luca, della regione insomma. Calabria o di De Luca della regione Campania, è della burocrazia romana che non vuole mollare niente. Quella è la casta. E la burocrazia, guardate, non difende gli interessi nazionali, difende i propri interessi e i propri privilegi. Non sono, come si dice, a servizio dei cittadini, sono a servizio proprio. E inventano procedure, norme, commissioni, TAR, consigli di Stato, per difendersi dai cittadini, non per difendere i cittadini. Infatti dalla popolazione non viene ma tanto per essere chiari, quindi portiamo fino in fondo, anche per avere delle alleanze anche al sud. La battaglia non è contro il sud. Anzi, l'autonomia si è portata anche lì. No, viene spacciata per una battaglia contro il sud. Ma no, non è così. Non è così. Viene non è banalizzata la lotta di politica elettorale. Non è così.
è una lotta contro l'inefficienza burocratica della burocrazia e dei centri di potere romano. Bravo. Che va smantellato. Su questo io mi accorgo di essere bossiano, ecco, per dirla fino in fondo, perché lì è il vero punto, è lì la vera casta, e sono quelli che hanno trasformato lo Stato non per difendere e aprirsi ai cittadini, ma uno Stato che si difende dai cittadini quando tu chiedi un'efficienza e tempi veloci, loro ti inventano 10.000 commissioni, 10 pareri tecnici, 10 con consultazioni. I garanti, tu sei morto. Il decentramento esattamente è un decentramento che è uguale a efficienza e quindi ha più trasparenza e quindi ha più democrazia. Su questo dovremmo convincere di più il Sud, capire che noi facciamo una battaglia da Roma. I bossiani dovremmo essere da questo punto di vista, perché è lì il nodo, non cadiamo nell'errore di nord e sud. Non è così. Non è così. Però ha ragione Bertolissi quando dice che tutti però i presidenti delle regioni del sud, l'ha detto prima, improvvisamente, perché appena è partito il referendum del 22 ottobre c'era un silenzio, come dire, che si aspettava la tempesta. Adesso ha ragione sì, lui, però, cioè su tutti i giornali c'è un'alzata di scudi da Palazzo in poi. Questa risposta ai meridionali che hanno sempre una tradizione, io me la ricordo, tragicamente di unirsi sempre trasversalmente nei loro interessi, però noi dovremmo armare politicamente Zaia. Ragione Cao. Zaia nelle sue dichiarazioni deve sapere di avere dietro non solo un partito, ma anche dei gruppi parlamentari. Dico gruppi, non gruppo della Lega, gruppi parlamentari di tutti quei parlamentari veneti che durante il referendum sono stati referendati. Sì. E quindi la dichiarazione di Zaia va armata politicamente. Aggiungerei classe dirigente, associazione di categoria. Certo. Per esempio, che Zaia sia riuscito a mobilitare parte della cultura giuridica è una cosa positiva. Ha portato Antonini alla Corte Costituzionale. Questa è l'unica cosa di poco. Le battaglie che fa un maestro come Bertolissi non sono cose di poco conto. Adesso dobbiamo anche armarlo, oltre che culturalmente, armarlo politicamente, se no viva un Kong. Se no in un angolo. Tutti in piazza, diceva Villanova, poi torniamo da sono da diciamo tardi, tanto è vero che sull'autoconservazione della burocrazia, quello che sto portando avanti. Se oggi vedete gli studi che vengono citati dalle 5 Stelle sono dell'Ufficio Studi Economici del Parlamento, dove dicono che la riforma porterebbe dei risultati dubbiosi dal punto di vista economico, e sono degli studi che non sono firmati da un responsabile, sono dell'Ufficio Studi, cioè questa entità astratta che non si arriva all'Ufficio Studi e quindi bisogna fermare una riforma come l'autonomia. E poi anche la questione del blocco sull'istruzione, ricordiamoci qual è il vero problema: il Ministero dell'Istruzione, dando l'autonomia in questo tema al Veneto, perderebbe quasi 3 miliardi di euro di gestione corrente. Quindi capite cosa viene a mancare negli uffici romani, cosa si dà l'autonomia al Veneto. Cioè, queste sono le questioni, e per questo concordo con Gottardo, la vera resistenza che viene fatta anche dai burocrati dei ministeri, che dopo danno le cartucce a quelli che sparano contro l'autonomia. Allora il Veneto è sempre il bancomat di Roma e del Sud, non ci molleranno mai. Vediamo cosa dice il nuovo ministro per gli affari europei, Lorenzo Fontana della Lega, che è stato ministro della famiglia. Adesso c'è stata una staffetta con una nuova ministra della famiglia, della Lega. Fontana, oltre ad essere commissario della Lega dopo Gian Antonio De Rey in Veneto, è diventato ministro degli affari europei. Sentiamo cosa dice di questa vicenda. Mi conoscete, l'unica cosa, ovviamente il massimo impegno, io penso e spero già dalla prossima settimana, in base anche all'organizzazione, di poter essere a Strasburgo, perché c'è già una sessione importante, poi vediamo se verrà o meno votata la candidata presidente, della quale tra l'altro mi felicito perché ha avuto parole importanti sulla volontà di una riforma di Dublino, che sapete che è quel trattato che poi ci impone, no, di trattenere tutti coloro i quali arrivano, che
del primo sbarco, insomma, quindi il fatto che ci sia un'apertura da questo punto di vista sicuramente è molto interessante, quindi insomma poi si valuteranno anche le cose che verranno fatte, le votazioni che verranno fatte martedì, nel caso venissero fatte martedì. Detto questo, ovviamente il massimo impegno in collaborazione, in particolar modo ovviamente col Presidente Conte, con il Ministro Moavero, il Ministro Tria, con cui abbiamo già iniziato a parlare per vedere anche di coordinarci, quindi sicuramente una da parte mia mi fa molto piacere la fiducia che ho ricevuto da parte del Presidente e da parte del Ministro Salvini, e ci sarà il massimo impegno perché penso che di lavoro ce ne sia veramente tanto da fare e perché penso che sia importante fare in modo che a livello di Unione Europea capiscano che non abbiamo bisogno di un cordone sanitario, insomma, perché siamo un paese importante, siamo un governo, a mio modo di vedere, molto importante, che vuole interloquire, ovviamente portando avanti anche quelle che sono le nostre prerogative, insomma. Presidente, Ministro Fontana, due notizie importanti da Repubblica: il Salone dell'Auto nel 2020 lascia Torino e trasloca a Milano, crisi 5 Stelle. La sindaca Appendino pensa alle dimissioni anche per contrasti interni al comune. Atlantia apre l'ipotesi all'Italia, questo è abbastanza strano, cioè Atlantia, che non è in grado, secondo i 5 Stelle, di gestire le autostrade, però dice si prende all'Italia, cioè anche queste sono, no, delle questioni abbastanza paradossali. Il CDA ha mandato a Castellucci di studiare il piano, nessuno dice niente, però sulle autostrade via le concessioni. E poi l'altra vicenda che tiene banco: soldi russi alla Lega, Savoini indagato a Milano, inchiesta aperta a febbraio, dopo articoli dell'Espresso non si capisce questa vicenda, insomma, di audio di questo Savoini che avrebbe trattato con uomini di Putin per avere una tangente, così l'hanno definita, su una grossa fornitura di petrolio. Tutta una vicenda ancora da chiarire. Speriamo che il tempo rimanga nuvoloso, così non vedremo più le 5 stelle. Allora, onorevole Caon, poi c'è la questione costi standard, costi storici, no? Adesso si partirebbe con i costi storici, poi se non si arrivasse ai costi standard dentro 3 anni c'è il costo medio pro capite. E quindi insomma anche su questo c'è molta lei sta facendo politica. Un passo troppo in là, magari sì. Fossimo già a pensare di questi standard, se non sì. Riescono a sì. Trovare la quadra, penso sì. Che il governo che sta litigando anche su questo, no, ma no? quello si potrebbe partire con i costi storici, sì. È abbastanza semplice. Qual è il costo storico che si potrebbe utilizzare subito? Quello dell'Emilia Romagna, la media che viene fuori tra l'Emilia Romagna, che tra l'altro ha tutta una storia, diciamo così, antitetica con quella del Veneto come storia politica e con quella della Lombardia, e si fa Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Il sunto di questi 3 costi storici sarebbero già i costi standard, cioè si vanno a rivedere. Si potrebbe fare qualcosa per la Sicilia, ma già la Sicilia ha già tanto, per la Sardegna, perché logisticamente hanno altri problemi. Ripeto, sono 2 regioni già a statuto autonomo, anzi a Sicilia al 100% della fiscalità, basterebbe avere lo statuto della Sicilia per il Veneto, sarebbe il massimo. Questo purtroppo non è possibile, non è possibile con la Costituzione vigente. È la regione, ripeto, che deve contrattare con il governo, certo. Perciò è questo che c'è scritto, voglio ribadire, perciò è una cosa che tutto sommato sembrava fosse così semplice e facile, che quando Salvini è venuto in Veneto a prendere voti diceva che in 15 minuti ci dava l'autonomia. Dopo questi 15 minuti sono passati 15 mesi fra poco. Però detto questo, io dico che se non si riesce a trovare fuori la quadra per l'autonomia, bisogna, Bertolucci me l'ha detto, cioè mi ha anticipato, anzi ha detto le stesse cose mie, e poi Gottardo ha ripreso, cioè noi dobbiamo sostenere Zaia in questo caso e la Stefani alla morte, vuol dire che dobbiamo fare anche delle azioni politiche senza andare via di testa, democratiche ma forte, per far vedere che ci siamo, perché come il Sud si è strutturato per andare addosso a questa riforma, io non vedo il Veneto strutturato nella stessa maniera.
E per quello che io dico, che i gruppi parlamentari devono far vedere che ci sono, cioè dentro questi gruppi parlamentari ci sono i veneti lombardi, non dobbiamo aver paura del presidente o di Salvini o di chi è. Se abbiamo le idee chiare per il nostro territorio, per il nostro Veneto, ci dobbiamo spendere e differenziarci anche in qualche caso, perché così, solo così che noi possiamo cominciare ad andare. Ma lo stesso per il PD, perché adesso poi ci arrivano anche le Olimpiadi, cosa pensano? Cioè, siccome il governo aveva detto non vi diamo soldi, va bene, certo, ci riteniamo, se lo facciamo prima, ce li teniamo quelli che ci servono. Certo. Cioè, noi dobbiamo scardinare, perché oltre al problema, questo discorso della burocrazia romana, Roma ladrona, la Lega non perdona, purtroppo bisogna tornare su questa base, bisogna creare un gruppo trasversale politico che dicono ancora questa cosa, perché bisogna andare a rosso a esterminare questo sistema, armandoci di truppe giù, cioè che la gente sia convinta che questa cosa, questa riforma deve essere portata a casa. No, cioè, come ripeto, si sono organizzati al sud per cercare di fermare questa riforma, il nord si deve organizzare nella stessa maniera, con le università, con tutte quante le teste ben pensanti, con tutte le categorie, le varie associazioni sindacali e quant'altro, per dire quello che abbiamo chiesto, quei 2,3 milioni di voti col referendum, lo vogliamo. E Zaia deve essere capo di questo sentimento. Questo è quello che io chiedo oggi alla Lega, essendo il partito che prende il 50% del Veneto. Allora, 70 anni di paura romana, vero Salvini, ancora ci si ostina a tenere in piedi in questo mostro che succhia solo il sangue del nord, del Veneto laborioso, vive indipendenza veneta. Prima, proprio, non so se Antonio Tocchetto citava la questione delle Olimpiadi e del Prosecco, con l'autonomia che farebbe da cappello a questi due grandi risultati e anche due grandi sfide per il prossimo futuro. Vediamo cosa dice sulla grande opportunità delle Olimpiadi la Presidente degli Industriali di Belluno, intervistata da Tiziana Bologna. Siamo fermi da 50 anni, per cui con le Olimpiadi, con i mondiali, ci giochiamo il futuro della provincia del Bellunese. Tenace e motivata, dotata di spirito costruttivo ed entusiasmo, Lauren Bertone, numero uno di Confindustria Belluno Dolomiti, incaricata dal presidente nazionale Boccia di guidare il tavolo nazionale sport e grandi eventi all'indomani dell'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, sa che l'occasione dei giochi Cortina Milano rappresentano un punto di svolta per il territorio bellunese. Non sono solo Olimpiadi, è lo slalom gigante di questa provincia, ci giochiamo tutti, ci giochiamo anche il futuro dei nostri figli. Dal tavolo delle infrastrutture che la scorsa settimana a Sedico ha riunito tutte le categorie economiche della provincia è uscito un documento unitario consegnato alla regione che lancia un messaggio chiaro e forte: servono collegamenti veloci, una mobilità efficiente ma sostenibile, una connettività al passo coi tempi, il prolungamento dell'A27 un'opera non più rinviabile. A prescindere dalle scelte che verranno fatte, oramai questa è una strada, noi la chiamiamo strada necessaria, non solo per andare fuori dall'Italia, ma soprattutto per poter permettere alle aziende di rimanere qui. Ricordiamoci che nella provincia di Belluno ci sono alcune delle aziende più importanti, non a livello nazionale, a livello internazionale. A stretto giro di posta non è mancata, e c'era ad aspettarselo, la levata di scudi degli ambientalisti. Io invito gli ambientalisti a venire nelle nostre aziende, perché in realtà gli imprenditori sono i primi ambientalisti ed assolutamente questo territorio lo rispettano, e chi più delle persone che vivono nel territorio lo amano e lo vogliono, eco green come oggi si dice, per cui noi siamo tranquilli, siamo disposti ad un confronto, ma i no non li accettiamo più. Da qui si parte per costruire un futuro con senso di responsabilità e energia. Le Olimpiadi non sono solo sport, per il bellunese è veramente l'occasione per riportare questo territorio a essere quello che merita di essere. Intervista di Tiziana Bolognani, ovviamente una grande opportunità anche per il territorio del Prosecco, dopo il sì dell'UNESCO, è diventato, mi pare, 55esimo sito del protetto dall'UNESCO. Da che punto di vista, anche turistico, delle risorse? Turistico sicuramente, io ho la fortuna di vivere proprio in mezzo alle colline del Conegliano Valdobbiadene, al Pieve di Soligo, e
veramente adesso stiamo vivendo con guardando al futuro, quello un che po' di può apprensione essere. Un cosa, po' di apprensione cosa perché succederà? Adesso è arrivato il riconoscimento, adesso bisogna gestirlo bene, bisogna pilotare, certo, lo sviluppo, bisogna farlo in maniera sostenibile, bisogna avere attenzione, bisogna alzare l'asticella della qualità. Secondo me tutto si gioca sulla qualità dell'offerta. Abbiamo già visto i dati solo con la candidatura, ci sono i comuni che hanno avuto nel giro di 2-3 anni un aumento del 10-15-20% di turisti. Con l'arrivo del riconoscimento questo può veramente aumentare e quindi dobbiamo essere bravi, perché quello che fino adesso si è visto come qualcosa di collaterale, l'economia legata al turismo, alla cultura, si è visto come qualcosa di collaterale, c'era, diciamo, l'industria, no? Il primo, la fabbrica, il capannone, e noi invece dobbiamo essere bravi, perché adesso col turismo possiamo dare un futuro anche alle nuove generazioni di ragazzi, possiamo dire creare dei ragazzi formati che sappiano parlare più lingue, che sappiano ricevere i turisti, che sappiano creare tutta un'economia che si sviluppa attorno a questo riconoscimento. Sempre che rimangano qui, no? Perché no, i dati parlano di ragazzi che secondo me le opportunità ci sono. Le opportunità ci sono, soprattutto questo è qualcosa di innovativo per il nostro territorio, veramente innovativo. E quindi dovremmo essere bravi, come l'autonomia, questa è una sfida di responsabilità, di attenzione, di saper gestire bene il proprio territorio. Adesso abbiamo veramente un tesoro sotto i piedi, dobbiamo gestirlo bene. Certo, anche che mantenga la promessa Zaia di non fare nuovi alberghi, perché l'ha detto. Non ci sono strutture È previsto nel disciplinare dell'UNESCO, non si può edificare nella core zone, che la parte non può costruire assolutamente. Ma che venga mantenuto, che poi un'altra cosa recuperi. Che volevo dire nell'intervista che ha fatto la presidente di Belluno, c'è anche, non solo c'è solo il turismo e lo sport, ma giustamente dice anche una salvaguardia territoriale, cioè troppe cose sono successe in questo ultimo anno e mezzo, tra appunto la catastrofe di ottobre, ma che purtroppo vede ancora gli alberi lì per terra, ma anche la questione proprio delle montagne. Ricordiamo quanto anche il Monte Pelmo abbia avuto dei problemi di sgretolamento lì. Bisognerà investire anche sulla salvaguardia proprio territoriale, perché di soldi ne dovrebbero arrivare parecchi, speriamo, per le montagne nostre. Allora vediamo una notizia dal Gazzettino, purtroppo cronaca nera: cavallo imbizzarrito lo travolge, 65enne muore calpestato al maneggio, successo a Boara Pisani. Allora, con Fabrizio Bazzoni e Nicoletta Rizzetto direi a questo punto di andare in pubblicità, poi torniamo, continuiamo a parlare di autonomia, ma anche del processo alla Bipop Vicenza, con una intervista esclusiva di Gabriella Basso a Gianni Zonin. State con noi. Che ha fatto una...